avviene il fenomeno opposto, deve avvenire un riconoscimento, egualmente con una perdita. Lo spirito, quando si risveglia come spirito, deve aver perduto il passato della terra, perché il passato della terra è a sua volta legato a situazioni che comunque potrebbero e certamente sono state di tipo emotivo-affettive, che benché psichiche hanno potuto comunque determinare, e ciò in base all'evoluzione si capisce dello spirito, un qualche effetto a livello del rapporto spirituale. Ed allora, sia perché gli eventi della terra in sé non sono significanti dal punto di vista universale, ma lo sono solo dal punto di vista individuale dello spirito, e sia perché lo spirito comunque si è legato ad una serie di strutture, egli deve ritrovare nella propria sensibilità di spirito se stesso anzitutto e del passato soltanto ciò che ha un significato dal punto di vista dell'esperienza o del rapporto spirituale, e quindi ripassa un'altra volta attraverso, ecco, l'oblio, la dimenticanza, la purificazione da ciò che non può interessargli più. Il meccanismo mi sembra dunque abbastanza lineare di andata e ritorno di questo spirito che è costretto a una serie di passaggi successivi che gli vengono dati. Questi passaggi o queste necessità si capisce dalla propria natura di spirito, cioè dal fatto di essere comunque una struttura diversa dal mondo nel quale va ad immergersi, e ad essa deve adeguarsi. Non so, quindi, se sono stato chiaro in tutto questo che ho detto.